Oggi è il 31 ottobre 2020, una giornata molto importante per l'Istituto Bramante Genga, perché avverrà proprio questa mattina la consegna dei diplomi ai 13 ragazzi che si sono appunto diplomati in questo nuovo corso dal titolo Tecnico dell'Organizzazione di Eventi, Convegni e Fiere. In un momento come questo, tra l'altro, in cui è così difficile, no, gestire anche le relazioni umane, le attività, eccetera, mi sembrava doveroso proprio dedicare un momento a questi ragazzi che hanno portato a termine un percorso così, diciamo, importante, ma anche con sacrificio, perché è stato un percorso di 2 anni e mezzo circa, con tante domeniche e tanti sabati in cui i ragazzi, praticamente, invece di andarsene a spasso come molti loro compagni o riposarsi, si dedicavano appunto a questi eventi che spesso sappiamo si verificano proprio nel fine settimana. È stato un corso che è nato così, quasi per caso, diciamo, nel senso che eravamo insieme, c'era con me il professor Paolucci, c'era il Paolo Pagnini, eravamo ad una riunione e questo incontro il professor Pagnini ha dato il là per dire: ma perché non si organizza qualcosa, no, per appunto il discorso della gestione degli eventi, visto che non c'è un corso specifico? Il professor Paolucci, che era con me, appunto, ha colto subito questa provocazione e si è messo al lavoro, ed è stato un lavoro molto duro, perché da solo ha portato avanti poi, ecco, questo impegno nella proprio stendere anche il programma del corso, che, no, appunto, era del tutto innovativo. E quindi lo devo ringraziare, perché senza di lui non avremmo portato a termine nessun risultato, anche perché, tra l'altro, ecco, diciamo, il suo compito è stato quello non solo di predisporre il tutto, ma anche di seguire poi i ragazzi in questo percorso, di incoraggiarli, di spronarli, no? di fare comunque che far sì che tenessero duro, perché siamo partiti che erano circa 35 ragazzi, sono arrivati in fondo in 13. Naturalmente è stata una cosa piuttosto, no, diciamo così, faticosa, ma 13 ne abbiamo portati a compimento. Quindi il ringraziamento va appunto al professor Paolucci, va a Paolo Pagnini che ci ha dato l'idea, e va soprattutto anche poi per il risultato che abbiamo raggiunto, va naturalmente anche alla regione, rappresentata dall'allora assessore Loretta Bravi, che insieme alla Graziella Gattafoni, no, alla dirigente, hanno creduto in questo progetto e ci hanno permesso poi di ottenere questo importantissimo, diciamo così, risultato, perché il diploma che oggi i ragazzi riceveranno è un EQF di livello 5. Ecco, quindi è veramente qualcosa che è già un livello europeo, che ti permette di mettere a confronto le qualifiche professionali, ma poi il livello 5 significa, diciamo, già un qualcosa di veramente spendibile a livello lavorativo, quindi un ottimo risultato, e anche noi non avremmo mai pensato, no, poi di arrivare davvero a questo. L'augurio chiaramente è quello che si possa riorganizzare un nuovo corso di questo genere. Eventualmente i ragazzi che fossero interessati, a chi devono rivolgersi? Allora, noi speriamo di poter naturalmente riproporre questo corso. Adesso vediamo, certo, questo è il momento meno adatto per parlare, no, di eventi, eccetera. Però, ecco, speriamo che questa cosa possa diventare qualcosa di stabile, no, nel nostro percorso scolastico, perché comunque è un progetto che noi abbiamo portato avanti come in collaborazione con la regione, in quanto il nostro percorso scolastico già offre delle competenze, una parte, no, tipo ad esempio il discorso della sicurezza, se pensiamo la parte del Genga, no, fa un tante ore, no, ecco, così come la parte invece del settore economico, no, naturalmente ha tutto l'aspetto dei budget e così via. Quindi speriamo di poterlo portare a regime. Ecco, vediamo adesso di riproporre, magari aspettando un attimo il passaggio di questa situazione, no, che insomma dal punto di vista sanitario non ci fa adesso pensare a questo, ma di proporlo e di vedere se la cosa è possibile. Io volevo anche ringraziare, noi abbiamo la fortuna adesso di avere il professor Ceriscioli come docente del nostro istituto, ecco, e lui era presidente della regione quando appunto naturalmente il tutto è stato portato avanti, ed è lui che ha firmato questi, no, attestati, quindi loro riporteranno, i ragazzi avranno la firma del professor Ceriscioli, che tra l'altro, ecco, come dico, è qui da noi e sta anche avendo un ottimo successo con i suoi ragazzi, perché insomma è una persona davvero splendida anche come insegnante. Ecco, che dire, anche non ho ringraziato i ragazzi, ma
Ecco, un grazie di cuore naturalmente a tutti i ragazzi, perché è chiaro che no, loro sono, diciamo, il cuore di questo percorso, e sono stati davvero bravi nel riuscire a conseguire questo traguardo, seppure no, in mezzo a tanta difficoltà. L'amministrazione provinciale ha avuto anche lei diciamo, il suo compito importante, perché l'allora presidente Daniele Tagliolini è stato quello che ci ha dato il primo incarico, perché diciamo, eravamo qui, no, in questa sede per lanciare, no, questo progetto, e il presidente ha detto ai ragazzi: bene, allora vi assegno subito il primo compito, voi organizzerete quest'anno la celebrazione dei 100 e 100 lode nel mese di luglio, e così si sono messi subito alla prova, no, nel giro di poco tempo, e quindi da lì poi questa collaborazione con la provincia è andata avanti fino a quest'anno, insomma abbiamo portato avanti la cosa anche quest'anno. Siamo con il professor Paolucci, chiaramente dell'Istituto Bramante Genga. Vogliamo capire quali sono le materie che in questi 2 anni e mezzo i ragazzi hanno studiato per diventare futuri organizzatori di eventi, di fiere, convegni. Sì, le materie sono state numerosissime, anche perché è un impegno che riguarda diversi settori. E quindi hanno spaziato da quello che riguarda soprattutto la sicurezza, che è stata coltivata per parecchio tempo, ma poi anche hanno cercato di esaminare quale fosse il mondo dello spettacolo, e quindi sono stati seguiti in qualche momento da artisti o da persone che lavorano prettamente o nei teatri o nei palazzetti dello sport. Le materie non sono materie molto classiche, cioè non vengono frequentate quotidianamente nella scuola, e quindi abbiamo dovuto trovare anche dei docenti completamente estranei a questo mondo scolastico, che però si sono avvicinati con molta correttezza e con molta volontà a spiegare appunto a questi uomini e donne che adesso sono diventati adesso, ma se pensiamo 3 anni fa, quando avevano ancora 15-16 anni, erano piuttosto piccolini, sono avvicinati a questi ragazzi e gli hanno cercato di illustrare appunto le difficoltà, le questioni economiche molto spesso, le questioni sociali, le questioni importanti per risolvere questi piccoli e molto spesso purtroppo grossi problemi che troviamo intorno al mondo dello spettacolo. Hanno sicuramente svolto un monte orari notevole, che si è sviluppato nel corso di 3 anni, 3 anni scolastici, ripetiamo, non solari ma scolastici, e durante questi 3 anni scolastici hanno affrontato circa 500 ore di lezione, di cui 400 ore in aula e 100 all'esterno. In realtà le 100 ore all'esterno sono state poi amplificate, sono diventate molte di più. Ricordiamo che loro hanno partecipato ad esempio a Candela Candelara, e lì hanno dedicato a questa attività tantissime ore, a differenza di quelle che erano state all'inizio pronosticate. Poi spesso sono state presenti alle fiere per vedere appunto anche il mondo della fiera intesa come organizzazione della fiera. Hanno assistito ad uno spettacolo anche interessante, è stato il primo a cui hanno assistito, che era la rappresentazione di Zucchero al nostro palazzetto dello sport qui di Pesaro, e quindi in questi anni si sono praticamente maturati da un punto di vista scolastico, se possiamo usare anche questo termine in questo mondo del lavoro, e sono diventati secondo me dei di iscritti. Adesso io sono stato uno dei loro docenti, quindi non posso allargarmi più di tanto, però sono diventati dei iscritti alunni, e quindi dei iscritti professionisti oggi come oggi. Oggi i ragazzi riceveranno il diploma, che comunque ha un valore molto importante, come ci ha spiegato la preside Anna Gennari, ma avete pensato anche a un piccolo regalo, che cos'è? Allora, il regalo è un semplice, al di là dell'attestato, che sicuramente è la parte più importante, che credo che sia il primo attestato rilasciato a livello nazionale, perché non mi risulta una scuola che abbia fatto un corso simile al nostro. È comunque un piccolo pensiero dove abbiamo raccolto appunto delle frasi dedicate a ciascuno di questi 13 ragazzi e ragazze, e ricordando un po' anche quello che hanno fatto in questi anni. Paolo Pagnini, che conosciamo molto bene, in questo corso ha avuto un ruolo fondamentale, un ruolo sia di ideatore, perché è colui che ha proposto all'Istituto Bramante Genga la creazione di un corso così specifico, poi è stato anche docente, e adesso sono 13 ragazzi che verranno diplomati. Come sono stati questi 2 anni, 2 anni e mezzo?
Ma guarda, è stato un impegno molto bello. La cosa che è stata chiesta ai ragazzi è stata impegnativa, perché i ragazzi sono venuti di pomeriggio, di venerdì, hanno aggiunto ore al loro già importante impegno scolastico, ed è stato bello vedere che alcuni sono riusciti ad arrivare fino a fine percorso. Ho fatto parte anche della commissione d'esame. La commissione d'esame in qualche modo è riuscita anche a tirar fuori qualcosa in più rispetto a quello che era stato fatto durante il corso, per cui soddisfazione è massima. Adesso bisogna vedere se riescono a capitalizzare questo impegno, riuscendo a impegnarsi e a impiegarsi in un mondo difficile, adesso ancora di più, come quello dell'organizzazione. Presente oggi all'iniziativa c'è anche Luca Ceriscioli in qualità di docente, ma in realtà qui è anche in qualità di ex presidente della regione, perché questo progetto è iniziato proprio quando era presidente. Sì, è iniziato e finito in quel periodo, solo che la consegna dei diplomi è stata per mille ragioni aggiornata a momenti migliori. In realtà ci troviamo di nuovo in un momento molto complicato, però devo dire una bella intuizione, una grande idea che oggi capiamo ancora di più. Siamo con Patrizia Paoloni della provincia, una collaborazione, quella della provincia, con questo corso che va avanti da 3 anni, perché in questi 3 anni la provincia ha dato l'incarico ai ragazzi di organizzare la premiazione dei diplomati con 100. Sì, buongiorno a tutti. Veramente oggi chiudiamo un cerchio, perché non solo ho avuto, diciamo, il piacere di avere la collaborazione della scuola, e dei docenti referenti e di tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo percorso, ma ho anche avuto il piacere di partecipare a tutte le fasi di questo, che è un percorso proprio innovativo, un po' pionieristico. Ho avuto infatti il piacere non solo di collaborare per l'organizzazione di questo evento tradizionale dell'amministrazione provinciale per la cerimonia dei diplomati con 100 centesimi, e quindi per ben 3 anni questi ragazzi mi hanno affiancato in 2 eventi al Teatro Comunale di Cagli e poi un evento online che ci siamo dovuti inventare nell'emergenza del Covid, e sono stati per me un supporto preziosissimo, veramente una linfa vitale con le loro idee, il loro modo di essere insieme ai loro coetanei, e quindi è stato bellissimo questo tipo di partecipazione. Ma ho avuto anche proprio il piacere di vivere tutte le fasi, dalla progettazione del corso, quindi dall'ideazione, la progettazione, e sostenere in collaborazione con la scuola tutte le fasi programmatorie per far sì che poi il percorso formativo si potesse realizzare. E quindi oggi veramente chiudiamo un cerchio. Il percorso ha avuto tutte le sue fasi di sviluppo, i ragazzi oggi veramente conseguono il loro diploma, e questa è una grande soddisfazione. È un chiudere un cerchio, e per chi come me normalmente è dietro la scrivania e si occupa di attività di gestione delle scuole, amministrativa, contabile, di altri aspetti, di programmazione della rete scolastica, vivere però questi momenti è veramente una soddisfazione, un piacere, e dà un senso diverso alle cose. Quindi veramente grazie oggi per essere tutti qui insieme. Ci troviamo con Loretta Bravi, con lei che ha contribuito quando era appunto assessore alla Regione Marche, ha contribuito alla nascita e alla crescita di questo corso, e comunque ha fatto sì che questo diploma avesse comunque un'importanza. Sì, è un momento importante perché la gestione degli eventi pubblici e privati è stato inserito nelle qualifiche professionali regionali, nel repertorio. E quindi l'abbiamo svecchiato, perché sinceramente c'erano delle figure che ormai non servono più né al mondo del lavoro né al mondo della formazione. L'abbiamo svecchiato in questi 5 anni
E per i tecnici, soprattutto a indirizzo geometra, abbiamo messo questa figura che la preside Gennari ha intuito come cosa buona e quindi ci ha lavorato. Questo lo possono fare anche altri, perché ormai è repertata la figura. Mi sembra importante perché il mondo dello spettacolo soffre, il mondo delle fiere pure, il mondo dell'organizzazione e della gestione di questi eventi pure, e quindi dobbiamo anche formare queste figure che possono magari in spazi più piccoli, magari all'aperto, magari in convention più ristrette, però abbiano questa professionalità. Credo anche, e questo è stato il lavoro di 5 anni, che la qualifica debba costare il diploma, altrimenti diventa una formazione troppo accademica, teorica e non aiuta i ragazzi ad inserirsi nel mondo del lavoro. Ci troviamo con Emma ed Arianna, che sono due tra i 13 diplomati e diplomate appunto in questo corso. Allora Emma, un tuo racconto, una sintesi, una tua riflessione su questi anni di corso. Ma allora, sicuramente sono stati molto impegnativi e soprattutto quando abbiamo fatto delle uscite, diciamo, in esterna, quindi per esempio Cagli, ci siamo dovuti davvero impegnare, poi ci ha comunque portato via, tra virgolette, del tempo in estate, quindi fuori, diciamo, dall'area scolastico, ma come abbiamo detto anche nel discorso fatto poco fa, ci rendiamo conto adesso che è davvero tempo usato molto bene e che ci porteremo dietro per molto tempo, insomma. Quindi vorrai diventare organizzatrice di eventi? Che tipo di eventi? Di certo potrebbe piacermi in un futuro poter collaborare con Pagnini, che comunque è uno dei protagonisti e creatore di eventi qua a Pesaro, e già abbiamo partecipato a qualcosa, quindi ci piacerebbe molto, penso un po' a tutti quelli del corso, e anche un po' per innovare Pesaro magari con delle idee nuove, sì, ci farebbe sicuramente piacere. Qual è il ricordo che ti porterai a casa da questa esperienza? Oddio, mi ricorderò sicuramente, tornando sempre al discorso di Cagli, ma diciamo che il primo giorno che siamo arrivati lì, del primo anno che l'abbiamo organizzato, perché l'abbiamo fatto per 3 anni consecutivi in realtà, e l'evento della premiazione dei ragazzi che hanno preso 100 e 100 dalla maturità. E quindi eravamo, diciamo, in una situazione nuova per noi, e quindi presi dall'entusiasmo, un po' dalla voglia di fare, e mi è molto piaciuto perché ci siamo organizzati, ci siamo gestiti, abbiamo tirato su un evento molto bello, diciamo, e ne abbiamo conferma appunto perché ci è stato riproposto anche per 2 anni successivi, quindi siamo fieri, posso dire, del nostro lavoro a questo punto. Allora, secondo te, quindi, dopo questi anni di corso, quali sono le basi, l'ABC per organizzare un evento? Da cosa bisogna partire? Allora, innanzitutto un'idea, bisogna avere un'idea eccellente, avvincente, e quindi l'idea è la base principale. E poi stabilire magari un programma, una scaletta, e in modo che tutto sia funzionale, quindi anche degli orari, stabilire i partecipanti e soprattutto anche avere i permessi, perché senza i permessi, insomma, non si può fare, molte cose non si possono fare.